Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nata a Giussano da madre siciliana e padre sardo, nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia e Valeria, che dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori approda in televisione, in particolare a Italia 1, Colorado Café, ma anche a Rai 2 e NTV. Nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig of Zelig, Circus Canale 5. Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast di Scherzi a Parte, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. Nel 2008 il duo gira tre brevi spot come testimonial, per Smemoranda. In seguito Katia recita nella sitcom Buona la Prima, al fianco di Ale e Franz. Dal 6 gennaio 2010 conduce Salsa Rosa, programma del mattino di Sky Italia, canale Comedy Central. Sempre nel 2010 entra a far parte del Quiz di Italia, uno trasformato nel ruolo di valletta comica di Enrico Papi. Appare in Ale e Franz Sketch Show, 2010. Katia Follesa ha conosciuto nel 2004 il suo attuale compagno, Angelo Pisani, anche lui comico per il programma Zelig. I due si sono dichiarati nel 2006 e nel 2011 hanno dato alla luce loro figlia. I due si sono separati dopo pochi per poi tornare a convivere e a vivere insieme. E poco prima del Covid hanno deciso di sposarsi, matrimonio però stoppato a causa della pandemia. Katia ha fatto recentemente alcune confessioni riguardo la sua vita privata. Tutti vogliono più dettagli della sua relazione ad oggi, e lei ha risposto. Katia ha lasciato intendere che sta benissimo, e il segreto è stare bene con se stessa. Infatti ha detto alla Toffanini e al pubblico, «Io sono arrivata al punto che sto bene, con me stessa, che è la cosa più importante. Gli unici anelli che avrò saranno quelli che mi regalerò io, da sola».